Il dopo regata, il dopo scheria è sempre bello perché è molto rilassante, è molto bello ripensare ai momenti della regata. E come, chi, cosa c'è di meglio di una barca che si chiama Si Rilassi per parlare del dopo scheria con Alfonso? Con Alfonso Papparella. Papparella, l'armatore di Si Rilassi, che è un Sanò di 6 da crociera, 37 piedi. La cosa più importante da dire a chi ci segue da casa è che avete finito la regata. Abbiamo finito la regata, anche se in condizioni, diciamo, un po' difficili, però abbiamo finito la regata. Io personalmente mi sono divertito moltissimo, anzi ringrazio il comitato organizzatore, ringrazio coloro i quali veramente si sono prodigati. Ogni anno ci danno questa possibilità di stare insieme, una festa del mare, e soprattutto stare lì, sentire il rumore del mare, il vento, che è quest'isola che è magnifica e fantastica, quindi niente di meglio. E abbiamo finito quest'anno, veramente ho fatto il record dei miei giri, fatto 5 giri intorno all'isola, quindi sono molto contento di quello che siamo riusciti a dare, grazie anche a tutta la squadra e coloro i quali sono stati con me, perché una barca che... è fondamentale anche essere affiatati, stare insieme. E anche c'è chi mi sopporta un po', perché ci sono dei momenti sempre critici. Mi piace questo fatto del team, dello spirito di team, questo è fondamentale. E anche del fatto di battere il proprio record, cioè è un modo per vivere la scheria anno dopo anno, al di là del vincere o non vincere o puntare al podio, però si può anche battere se stessi ed è una cosa fondamentale nello sport. Io amo molto questa formula, perché sono 24 ore, ma in 24 ore si possono trovare 24 situazioni differenti. E io personalmente, pure andando per mare da tanto tempo, ancora oggi imparo moltissimo dalle differenti situazioni, dalla calma di vento, dal vento forte. E questo per me è veramente un'esperienza unica. Una regata formativa. Hai creato questa nuova, noi stiamo cercando di trovare tanti modi di parlare della scheria, di indicare i valori, la validità di questa regata. La formatività di questa regata è eccezionale. Di notte, no? Tu hai detto, hai parlato di situazioni impegnative, c'è stata la prima notte, c'è stato il primo giorno, le prime 12 ore ha piovuto tanto, diciamo così. Quello che mi volevo chiederti era, di notte, quando si sta vicino alla costa, si sentono gli odori diversi? Si capta un po' un messaggio che arriva dalla costa dell'isola? Sì, assolutamente. Soprattutto, diciamo, perché questa è un'isola che è veramente verde e ogni angolo ha qualcosa da veramente da regalarti, da darti. Delle emozioni, anche se sei ed in barca, fondamentalmente in mare. È un'altra, veramente un'altra cosa. Niente, noi stiamo, io ho qui la barca da ormai da 5 anni, sono molto contento di questa, della Marina di Forio, e diciamo la scheria veramente è una formula particolare. Io invito tutti quelli, coloro i quali sono appassionati, venire qui, provare questa formula, queste 24 ore intorno all'isola, perché poi l'isola ha comunque i suoi segreti, ha il suo rinforzi di vento, quindi bisogna imparare anno dopo anno questi segreti. E poi comunque voi venite, se non vi piace vi fermate, tanto qui anche quest'anno una metà della flotta si è ritirata, pazienza, cioè si può anche ritirare, non è che è un problema, però provateci perché vale questo, la pena. Questo non è da me, perché già 3 anni fa noi abbiamo avuto, cioè 2 anni fa c'è stato il Covid, non è stata fatta, ma 3 anni fa abbiamo avuto 24 ore di pioggia ed sono state anche delle condizioni difficili, ma lo stesso poi ho terminato la prova e la gara. Quanti eravate a bordo? Noi eravamo in 5. Grazie, ci vediamo a Saltranno allora. Grazie alla prossima scheria. Che oltre alla formazione ci informate, io seguo Sei lì TV e sono molto contento. Grazie. Ciao. Arrivederci.